Con Eugenio Ascari, grande esperto di mercato sudamericano, parliamo dei possibili arrivi, in Italia. Quali sono i giocatori sudamericani nel mirino delle squadre italiane? Ma in corso di stagione non è semplicissimo far arrivare uno straniero da oltreoceano, però sembra che qualche giocatore sia particolarmente attenzionato. Si sta parlando nell'ultimo periodo di Serigliano, un centrocampista centrale a River Plate, 92, un mediano quantità e qualità, che potrebbe interessare la Lazio. Sembra che la Lazio abbia avanzato un'offerta a River Plate di 2 milioni per il prestito oneroso più 6 milioni di riscatto. Probabilmente Passarelli in questi giorni è stato in giro qui in Italia, in Europa. Può darsi anche che ne abbia approfittato per incontrarsi con il presidente Lotito. Un altro nome di cui si parla, che insomma da tempo, è quello di Paulinho, il centrocampista centrale del Corinthians, già da un paio d'anni nel mirino dell'Inter. Probabilmente questa operazione è legata alla cessione di Sneijder. Qualora dovesse venire dismesso Sneijder e Sneijder dovesse approdare sulle rive del Bosforo con la maglia del Galatasaray, l'Inter può darsi che tenterebbe di fare un colpo importante acquisendo questo centrocampista che tanto bene ha fatto sia col Corinthians che con la maglia della nazionale brasiliana. Colpo che può essere messo a segno magari in extremis. Paulinho a più riprese ha già espresso il gradimento per i colori nerazzurri. È vero che è lusingato anche dal fatto di rimanere in Brasile, di continuare a giocare con la società paulista, con la quale quest'anno ha vinto la Coppa Libertadores, ha vinto il Mondiale per club, lusingato dall'arrivo di Pato, che va ad aggiungersi a un gruppo di giocatori importanti. Tra questi c'è anche Ralf, il centrocampista centrale che la scorsa estate fu trattato anche dalla Fiorentina, quindi non è semplicissimo, però credo che se Paulinho dovesse lasciare il Brasile, la soluzione più probabile dovrebbe essere l'Inter. Per quello che riguarda l'altra milanese, cosa succederà? Tra milanese, una volta ceduto Pato, a vedere cosa succederà per Robinho, perché anche con Robinho non è detto che i giochi siano chiusi, e qualora il Santos si riaffacciasse potrebbe al limite il Milan cedere le lusinghe della squadra paulista. A quel punto sarebbe doveroso da parte del Milan centrare un obiettivo importante. È vero che la politica del Milan sta cambiando in questi ultimi tempi, è cambiata negli ultimi 2 anni, e stanno setacciando il mercato dei giovani più importanti e più promettenti. Vedi l'acquisto in prospettiva di Saponara dall'Empoli. Però qualora dovesse partire Robinho dopo Pato, dopo che già in estate hanno salutato Milanello, Thiago Silva ed Ibrahimovic, credo che un acquisto di grosso rilievo si imporrebbe. Non dico che sia Balotelli, perché a mio giudizio l'operazione è piuttosto complicata. Cioè, Balotelli è stato acquistato per 35 milioni di euro, il Manchester City, per quanto ricco, non può privarsi a cuor leggero di un attaccante di 22 anni che ha un potenziale enorme ancora in gran parte da esprimere. Quindi non saprei su chi potrà indirizzarsi il Milan, però sicuramente dovrebbe avere un attaccante importantissimo. Cosa succederà invece al Napoli? Neto, secondo te, è l'obiettivo principale per la difesa, oppure ci può essere qualche nome a sorpresa? Dipende da quelle che stanno le decisioni dell'appello inoltrato dal Napoli verso la squalifica di Cannavaro. Quando dovesse venire confermati 6 mesi, credo che il Napoli sarebbe obbligato ad acquistare un giocatore importante. Si è parlato di Neto, si è parlato di Silvestri, che non a caso sembra che abbia rifiutato Atalanta e Genoa proprio per attendere le decisioni del Napoli. Un altro nome è Rolando del Porto, altro grande difensore, però con le esperienze precedenti sembra che Mazzarri preferisca comunque i giocatori già collaudati al campionato italiano, quindi credo che sia più probabile che il Napoli si indirizzi su un Silvestri, su un Neto, piuttosto che vada a pescare oltre le frontiere.